si pensa alla vicequestora Lolita Lobosco, la prima immagine che ci viene in mente, oltre alla fotografia che regala una Bari illuminata e solare, è quella della sua interprete Luisa Ranieri, che sfreccia sul lungomare del capoluogo a bordo della sua bianchina e che con la stessa bianchina parcheggia, incurante dei divieti di transito della vita reale, all'ombra della cattedrale di San Sabino nella città vecchia. La fiction televisiva arriva in via Sparano, salotto buono della città. Davanti a una gioielleria cittadina per la rassegna Fuori Bifest, il cartellone collaterale del comune di Bari, che coinvolge le attività commerciali della città in questi giorni di festival, arriva la stessa autovettura e la creatrice della vicequestora in tacchi a spillo, la scrittrice Gabriella Genisi. Il magico mondo di Lolita, io lo chiamo, no? Questa cosa che è partita appunto dai libri e piano piano, come in uno stagno dove lanci un sassolino, poi si scatenano onde concentriche, e quindi la collana di Lolita è una di queste cose legate appunto alla città, a Bari, al personaggio, e sono felice di essere qui in questo contesto, sia di un come si dice, decano del commercio barese, quindi una delle attività storiche della città di Bari, ma anche in un contesto legato al cinema e al Bifest, che questa manifestazione ormai internazionale, direi, che lega la città di Bari al cinema.